maestro si intende sia di Lizza che anche Paci, quindi mi accompagnerà degnamente. Assai! Senti, Paci è una storia che fa vedere che i baci sono importanti, perché parla di baci, di televisione, si sa la TV spazzatura, ma i baci sono importantissimi. Io quando parlo di baci mi commuovo sempre un po'. Scusate, poi mi commuovo, e non sono un professionista, mi commuovo, anche se dicono che la mia commozione non va bene, non è abbastanza di pancia, è troppo di testa, è una commozione cerebrale che non è efficace o sufficiente, però io comunque dentro di me mi commuovo. La storia racconta i baci sono importanti perché, guardate, per esempio, voi magari pensate a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni, di aver sperimentato tutto nei baci. E magari sì, ma c'è chi invece no. Per esempio, io vi posso dire una cosa vera. Voi potete non crederci, ma è una cosa vera. Io, da quando avevo 13 anni, ho sempre sognato di baciare una che mi passa in bocca un mentino. Sapete quando mi è successo la prima volta? 5 minuti fa. Ma bando alle ciance. La storia è lei, mettiamo che avesse 16-17 anni, era un po' sciocchina quella televisione, non era tutta colpa sua. Fin da piccola l'aveva tenuta sempre davanti al video. E vedeva queste cose, avete 4, avete 5, canale 6, cazzo, eccetera, cazzi e mazzi, insomma. A un certo punto vede che fanno una trasmissione che si intitola Baci in Lizza, una delle tante cazzate, chiamiamola, la parola è cazzate, che fanno. C'è una gara di baci. Gli dice, cazzo, vado in televisione, una gara di baci, c'è un fidanzatino. Dice al fidanzatino, andiamo. Andiamo in televisione, facciamo una gara di baci, magari vinciamo, non vinciamo, comunque passiamo in televisione. Il fidanzatino, una gara di baci. No, poi al pub mi prendono in giro. No, le baci no, dai. Forse è stata una gara di rotti. Insomma, lui non ci va, il fidanzatino alla gara di baci. Lei ci sta un po' male. Ma c'era un altro, che era innamorato, pazzo di lei. Voi avete sicuramente presente, ma c'è sempre quello che è nell'ombra, ma è innamorato pazzo, però c'è il coraggio, insomma. Pensa, questa è la mia occasione. Dice, senti, vengo io. E ma io ho il fidanzato. Vengo io, dai, io ci vengo. Lui in realtà odia la televisione, odia la TV spazzatura, è uno di quelli che la sera leggono i libri. Ma per lei farebbe ogni cosa. E quindi dice, vengo io. E lei ci pensa, attimo, ci va. E vabbè, dai, vieni, andiamo. Vanno, tengono, passano le varie selezioni e arrivano in questa trasmissione, che è una trasmissione televisiva di quelle solite. C'è il pubblico finto, non come voi. C'è il pannello, c'è dietro, c'è tutto, c'è lo sponsor, c'è tutto lo sponsor di una fabbrica di rossetti ecologici che, se compri la confezione da 10 euro, regalano 0,5 centesimi per vaccinare un bambino nell'Uttar Pradesh. Quindi il fine è nobile. Ci sono 20 coppie in gara, si devono baciare, hanno 3 minuti per baciarsi. Parte una canzone in sottofondo, quando si baciano, loro sono la 13ª di 20 coppie, quindi una serata abbastanza lunga. La presentatrice è una presentatrice nuova, cioè è cretina, ma non è molto nuda, perché è una roba da prima serata, adatta anche ai minori. Poi non c'è neanche più il governo Berlusconi, ma le cose non è che cambino molto. La presentatrice è cretina, arriva il loro turno, li presenta. Ecco la 13ª coppia, siete fidanzati? No. Ah, la presentatrice ci rimane male, ovviamente, perché dovrebbero essere fidanzati, no? Nella logica del darwinismo cretino della televisione. È il vostro turno, parte la musica di sottofondo. Si avvicinano. È il loro turno. Qui la guarda. Lei è bellissima. Non so se voi avete presente com'è quando uno guarda lei, che è bellissima. Io non sono sicuro che voi ce l'abbiate presente. È bellissima, diventa a piangere. E la prende. Prende per un bacio. La prende per un bacio e corre via. Restano tutti lì di merda. Ci sono degli uomini dietro le quinte. Più o meno. Da
parlano degli hobby, dico no no, lasciatevi andare, niente casini, lasciatevi andare. Mandano una battuta in auricolare alla presentatrice, perché lei ovviamente non saprebbe cosa dire essendo deficiente. Mandano in auricolare, lei dice, è l'emozione, 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 fa brutti scherzi. Un applauso ugualmente, un applauso ugualmente, un applauso ugualmente. Avanti la prossima coppia, avanti la prossima coppia, insomma. E così loro riescono a uscire da questi studi televisivi. Come fuggendo, scappano via, lei la trascina, si trovano fuori nella periferia di, mettiamo Milano, ma chi se ne frega. È una periferia, lontano dagli studi televisivi, lei lo guarda, gli fa, dice, ma perché? Abbiamo fatto una figura di merda. Lui la guarda negli occhi, la guarda negli occhi, la guarda negli occhi, la guarda negli occhi, non so se potete capire, entrano uno negli occhi degli altri e si baciano come non hanno mai baciato e come, lasciatemelo dire, quasi mai si è baciato così nel mondo, un bacio eccezionale. E... vabbè, devo farlo da solo, se ci fosse una ragazza direi meglio. Ma... è un problema della one man show, no? Come si baciano? Come si dice, si baciano, spengono i telefoni, vogliono restare da soli, girano tutta la notte fino all'alba. Lui è primavera. Non è adesso, è primavera, incominciano a crescere nei tombini di periferia, crescono delle erbacce, dei fiori. Lui raccoglie un fiore da un tombino, un fiorellino giallo da un tombino e glielo mette nei capelli e si baciano ancora. E poi la storia è confusa, non si sa cosa succede dopo, non si sa, però ho sentito dire che si racconta che da allora, da quel giorno, in certe strade di periferia si vedano delle ragazze, dei ragazzi, delle ragazze con dei fiori gialli di tombini, dei capelli felici, baciarsi e sorridere. Tanto qualcun altro vuole salire? Qualcun altro, si può, qualcun altro vuole fare un pezzo, una canzone, un monologo, una qualsiasi cosa? Nessuno? È vero, potete. Carlo, vieni qua, dove scappi! Qualcuno vuole salire? Invita qualche tuo amico a salire se vogliono fare ancora un pezzo. Salire, io però, è tutto aperto a tutti. Io mica pensavo di salire, che io ho il complesso del Cireneo, l'ho già spiegato un'altra volta. Non vogliamo indagare. Allora, se qualcuno vuole salire? Allora, Carlo, diciamo insieme. Tra l'altro, ho notato una certa somiglianza. Ah, gli occhiali? Questi sono molto limpidi, poi che sono da presto. Allora, noi... sei un terrore? No, mi spiace. Allora, ricordiamo che il teatro della caduta è aperto a tutti. Dillo. Il teatro della caduta è aperto a tutti. Anche? Anche. A quelli. Che provengono. Da Lombardo-Veneto in giù. Da Lombardo-Veneto in giù. In giù. Perfetto. Sì. Quindi a tutti. Quindi se volete da martedì prossimo potrete partecipare con noi nella parte dedicata proprio a... voi! Capolavoro, Carlo, ciao!